Allora, mi ha ispirato nel senso del fiabesco perché l'atmosfera è un po' quella della fiaba, no? In questa piccola storia. E la nonna Emma rimane per me la narratrice imbattuta, impareggiabile. Aveva pur essendo nata, cresciuta in un ambiente distante dai libri, dalle storie, anche dal teatro. Dico il teatro perché aveva questo senso proprio del mettersi in scena quando raccontava. E il senso delle pause, dei tempi, proprio della sospensione, di creare questa atmosfera un po' misteriosa che ti faceva stare proprio lì ad aspettare, che ho trovato in poche altre persone con questa sapienza, che non so da dove mai venisse, nel senso che lei era una sarta. E certamente il cucire e tutto quello che ha a che fare con la tessitura ha una connessione forte con la narrazione, perché anche la narrazione è un cucire, è un mettere insieme, un inventare accostamenti. Però ecco, questa era il suo territorio di lavoro. Non so mai da dove abbia pescato questa sapienza, eppure ce l'aveva in una forma veramente rara, ed era bellissimo starla ad ascoltare. Io, come dire, ho goduto di questa arte della narrazione il più possibile, nel senso che le chiedevo di raccontarmi di quando era giovane, e allora in questo senso sì, assomiglia, diciamo, si muove nello stesso terreno della nonna Celeste. In realtà la nonna Emma era una persona molto pratica, molto concreta, avrebbe forse un po' disapprovato la nonna Celeste, nel senso che lei era molto pratica, usava le energie che servivano per le cose, non un pizzico in più, sapeva ben dosare, andava subito al dunque, non aveva peli sulla lingua. Quindi dubito che sarebbero andate d'accordo, però sicuramente che la nonna Emma sia la prima persona, sia stata la prima guida nel mondo del fiabesco, per me questo sì, è assolutamente vero. Un altro aspetto sicuramente attinto dalla mia relazione con la nonna Emma è quella soffitta che c'era nella casa della nonna, che lei chiamava granaio, ed era un luogo a cui si accedeva con una scala a pioli un po' traballante, ed era un luogo molto magico, molto misterioso. C'era un po' di tutto, i ragni, le ragnatele, questo odore anche di un po' muffoso, ed era un po' il ricovero di tutte le cose che non si mettevano da altre parti. Quindi anche questo è un prestito, nel senso che io, mentre raccontavo Agata che saliva
che arriva alla soffitta, pensavo alla soffitta della nonna Emma.